Questo è un video suggerito da uno di voi. Ciao Gianluca, grazie per l'idea che mi hai dato qui sotto nei commenti. Secondo me è un argomento molto interessante di cui parlare ed infatti in questo video parleremo delle truffe più diffuse quando si compra un'auto usata, sia che lo compriamo da un privato sia che la compriamo da un rivenditore o un concessionario. Purtroppo ci sono tante truffe là fuori e tanti modi con cui vi possono raggirare, e quella dei chilometri non è l'unica purtroppo, però ne parleremo anche di quella. Ma non perdiamoci in chiacchiere, passiamo subito alla prima truffa che ho visto molto frequentemente, anche se non diffusissima su tutti i canali, è molto diffusa su Facebook Marketplace. Non solo di auto, ho visto anche questa truffa usata con fotocamere o comunque oggetti di valore importante. Nel caso delle auto invece trovate annunci di auto falsi con foto o vere o foto che non sono vere, non sono di questo paese, sono piuttosto facili da individuare, però non per tutti. Ci sono degli annunci dove si vede palesemente in foto che dietro alla macchina l'architettura che si trova in quel paese non è italiana, si vede che è una macchina estera anche se c'è la targa oscurata. Ve ne rendete conto molto facilmente in questo caso anche da un altro fattore, ed è quello del prezzo. Molto molto spesso, se non sempre, queste auto le trovate ad un prezzo molto più basso rispetto a quello che sarebbe normale, con tante migliaia di euro rispetto al mercato, quindi diventano molto appetibili. E la truffa dove sta? Sta che vi raggirano con dei meccanismi piuttosto semplici e si fanno mandare dei acconti. Li mandate 500, 1000 euro in buona fede che avete fatto un affare e invece vi hanno... e dopo spariscono, purtroppo nessuno può fare niente. Io una volta sono dovuto andare alla polizia postale per denunciare un tentativo di hacking che mi è stato fatto sul computer e non possono farci molto, anzi mi è stato detto che nel caso lo trovassero, nel caso, io dovrei andare a processo nel paese o nel comune di residenza di quello che mi è entrato nel computer, quindi è un casino. Lasciando da parte questa che è quella più facile in assoluto da individuare, prima di andare alla seconda vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like se non l'avete ancora fatto. Quindi qual è questa seconda truffa? È una delle più diffuse, ma non proprio l'ultima, secondo me è ancora più diffusa di questa. In questo caso parliamo del scalare i chilometri alla vettura. Vi dico già da subito, perché avendo lavorato in concessionario io ho visto come funziona. Certo, ho visto un concessionario e poi ne conosco un altro paio e so che i chilometri non vengono scalati in marchi ufficiali. Non so cosa fanno i commercianti, però so che nella mia zona ci sono commercianti che non si vogliono sporcare il nome per fare un po' più di guadagno. E poi da quando i chilometri sono inseriti, quando si fa la revisione dell'auto, cosa che potete controllare anche voi online, è molto meno frequente. Certo, è tutto possibile, specialmente con auto che vengono magari importate, quindi non hanno uno storico italiano, però si può anche lì vedere, si fa un car vertical nella fattura di compravendita che ha fatto il venditore in quel paese, sono specificati i chilometri molto spesso, quindi non so chi se la voglia ancora rischiare, anche perché è un reato penale punibile con la reclusione fino a 3 anni se non erro. Quindi sì, è una truffa in cui potete ancora incampare oggi, però è meno frequente di quello che pensate. Questo non significa che dovete comprare a occhi chiusi, dovete fare tutti i controlli necessari, magari quelli che vi dicevo nel video dedicato ai controlli della macchina, fare magari anche una diagnosi se avete la possibilità o portarla da un meccanico, guardare i componenti che sono più soggetti ad usura e fare un confronto incrociato fra i dati, nel senso, se c'è una macchina che ha 20 anni di vita e ha 60.000 chilometri, 60.000 chilometri diviso 20 anni vengono pochissimi chilometri all'anno, quindi bisogna giusto avere un po' d'occhio, andare ad affidarsi comunque a un rivenditore o a un privato, che sia un vero privato, non sia un venditore camuffato, e sia una persona onesta in generale. Secondo me ad oggi nel 2024, se andate da uno piuttosto onesto, se fate un controllo sul sito della revisione per vedere i chilometri dichiarati in precedenza, se fate un car vertical e controllate la macchina, magari lo stato d'usura del volante, dei pedali, del radiatore, tutte cose che vi avevo spiegato nell'altro video, potete stare piuttosto tranquilli che la macchina ha indicativamente quei chilometri. Non posso dire per certo perché non posso parlare per altri, però quello che so è che comunque i concessionari, quelli seri, le macchine quelle un po' troppo chilometrate, macchine che devi darci troppe attenzioni, vengono date ai commercianti. Questo cosa significa? Che tutti i commercianti vanno male e non dobbiamo comprare
comprare dai commercianti? No, assolutamente dovete andare da quelli seri, perché ce ne sono assolutamente. Magari ci farò proprio un video dedicato sui chilometri dell'autovettura per capire esattamente quanti chilometri ha una vettura, o comunque per evitare di essere truffati con questa truffa ormai antica. Siamo subito alla terza, ed è una cosa che potete trovare su quasi tutte le auto usate, ed è quella di un'auto incidentata non dichiarata. Quanti annunci avete visto di auto usate dove vi scrivono che è stata un'auto incidentata? Io per ora quasi nessuno, vi dico la verità, se non addirittura mi azzarderei a dire che non ne ho visto neanche uno, ma ce ne sono. E non è un problema, nel senso, è normale che nel corso della vita di un'automobile si possa magari riverniciare uno sportello, o si può cambiare un paraurti, anteriore, posteriore, che sia, c'è un tamponamento. Importante che sia stato riparato da persone che sanno quello che fanno, con pezzi di qualità, vernice di qualità, riassemblato bene, perché molte volte vedo annunci in cui si vede palesemente la differenza di colore fra un paraurti o un cofano, o il paraurti posteriore col portellone posteriore, o allineamenti della carrozzeria che sono proprio il parafango arriva qui invece di qua c'è il paraurti e non è in linea con l'altro, e ti rendi conto vedendo che non è stato fatto bene. E quella è la meno, purtroppo sono anche casi in cui prendono due macchine e ne fanno una, proprio auto quasi spezzate a metà, con airbag saltati dappertutto, la ricostruiscono da zero, da due, ne fanno una saldando, tirando, modificando, non specificando, e purtroppo quello succede non su auto di basso valore, ma su auto di un valore molto importante, su auto di lusso, su auto sportive, e in quel caso è ancora più doveroso fare dei controlli più meticolosi quando andate a spendere cifre che vanno dai 30, 50, 70, 80 mila euro per un'auto usata. Auto che costano meno è difficile che lo facciano, perché il costo dei lavori, dei ricambi, sarebbe più alto di quello che è il guadagno effettivo, quindi è meno probabile. State in occhio quando andate a comprare un certo tipo di macchine. Altra truffa molto frequente può essere il tentativo di vendita di un'auto con fermo amministrativo, oppure che non ha ancora finito di pagare le rate e c'è un vincolo legato alla finanziaria sulla macchina, pagare un'ipoteca o un vincolo finanziario legato alla vettura. A volte c'è, a volte no, è molto molto facile da capire se c'è questo problema, è quando fate il passaggio di proprietà, prima di firmare i fogli chiedete all'agenzia o all'ACI o alla motorizzazione, in base a dove siete, di fare una visura. Questa visura costa 7 euro se non erro, la leggete e potete leggere su questa visura se ci sono ipoteche, se c'è un fermo amministrativo, quanti proprietari ha avuto, a che prezzi è stata venduta l'auto in precedenza. La quinta, secondo me, è la truffa più diffusa, e secondo me ce l'hanno quasi tutte le auto, quelle comprate dai privati. Però i concessionari, i rivenditori no, è meno probabile, perché di solito le macchine, se hanno un problema grave, la mettono a posto, e sto parlando del difetto occulto. Capita purtroppo molto spesso, quando una macchina non va più bene, uno la vende, però è un conto un difetto minore, è un altro conto se magari la macchina consuma olio o magari perde olio. A volte cosa fanno? Puliscono la perdita d'olio, quindi la nascondono, te non la puoi vedere. Uguale con il consumo d'olio, magari puliscono la marmita così non ti rendi conto che fa fumo blu ed è sporca d'olio perché ha tirato su olio dal motore, ti nascondono queste problematiche, che possono essere magari problematiche che fa la macchina a freddo magari sul cambio automatico, la scaldano, te quando arrivi là la macchina è già pronta, calda, sa che va abbastanza bene e potresti non vedere il problema che ha, e te lo nascondono, ti dicono no la macchina va benissimo, te la compri, poi dopo due settimane vedi che consuma olio, perde olio da tutte le parti, il cambio automatico non va bene, e quello quando lo chiami ti dice ah non lo so, io te l'ho venduta, non c'è garanzia, ti è piaciuta, l'hai comprata, e così. Non so in termini legali cosa succede, però questo purtroppo è una cosa che succede spesso, brutta, però appunto per questo bisogna controllare le macchine. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete incampati in uno di questi problemi prima o poi nella vostra vita, condividetelo con i vostri amici così evitano di farsi truffare con uno di questi metodi. Scrivetemi anche qui sotto altre truffe molto frequenti di cui non sono a conoscenza o mi sono sfuggite in questo video, così altri possono leggere il tuo commento e prenderne spunto per evitare brutte sorprese. Ti ricordo anche di iscriverti al canale, attivare la campanellina delle notifiche se non l'hai ancora fatto, di lasciare un like per supportare questo canale. Ti ringrazio, ci vediamo al prossimo video, ciao!